Martedì 11 aprile, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Shopping in Portogallo per il gruppo Panaria. In linea con gli obiettivi dichiarati dopo il delisting da Piazza Affari, l'azienda continua il piano di espansione internazionale, ampliando la capacità distributiva, produttiva e commerciale grazie all'acquisizione totale della portoghese Gresart. L'azienda, fondata nel 1981, ubicata nel distretto industriale di Aveiro, dove il gruppo è già presente con due siti produttivi, uno ad Aveiro e l'altro a Iavo. Dal punto di vista industriale, l'acquisizione di Gresart consentirà un immediato aumento della capacità produttiva del gruppo, sia nel segmento prodotti monoporosa, sia nella produzione del gres porcellanato, anche in grandi formati. Con un fatturato consolidato di oltre 450 milioni di euro destinato appunto a crescere grazie all'acquisizione di Gresart, Panaria Group annuncia anche un altro importante intervento per rafforzare la sua presenza a livello globale. L'imminente partecipazione del gruppo a Coverings 2023 con un nuovo CEO di Panaria Group USA, è Leonardo Pesce che arriva da Stonepeak. Il dispetto di oggi riguarda le ferrovie. Sono appena partiti e già fanno discutere. Sono i treni elettrici sulla tratta ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia, vanto di ferro di Regione Emilia-Romagna, ma bersaglio di critiche che arrivano sia dalla sponda reggiana che da quella modenese del Secchia. Giuseppe Davidi, sindaco di Casalgrande, ricorda che sono ancora poche le corse non sostituite dai bus e che gli orari delle corse passeggeri andrebbero armonizzati con i carichi merci diretti a Dinazzano. Mentre Luca Cuoghi, consigliere regionale sassolese dei Fratelli d'Italia, saluta con favore ed ironia la conclusione di lavori previsti per il 2021 e aggiunge che finché la linea non verrà prolungata fino alla stazione Medio Padana, nessuno la utilizzerà appieno. L'elettrico, insomma, mette d'accordo destra e sinistra, ma non nel senso che ferro e regione si auguravano. In Emilia, terra d'eccellenze, la ceramica incontra i motori. La passione per lo sport ha spinto ABK Group a sostenere il team Kawasaki Puccetti Racing di Reggio Emilia, che partecipa al Mondiale Superbike 2023. Il logo del gruppo ceramico comparirà sulla carena della Kawasaki ZX10RR, guidata dal campione inglese Tom Sykes, in occasione di tre gare del campionato, la prima dal 21 al 23 aprile ad Assen nei Paesi Bassi. Se non sbaglio è definita l'università dei motori per la difficoltà di guidare in quel circuito. La seconda dal 2 al 4 giugno al World Circuit Marco Simoncelli a Misano Adriatico, la terza dall'8 al 10 settembre a Ménicourt in Francia. Ed ora veniamo al calcio, alla Serie A. Dopo la sconfitta esterna con il Verona, il Sassuolo si prepara a ricevere la Juventus. Domenica prossima, 16 aprile, al Maipei Stadium di Reggio Emilia, alle 18. Neroverdi fermi a 37 punti al 12° posto, i bianconeri sono settimi a 44, ma ricordate, hanno la penalizzazione di meno 15 per la vicenda delle plusvalenze. In Serie B, vittoria 1-0 per il Modena, ieri contro il Perugia, Canarini decimi a 42 punti, prossimo impegno in casa contro Parma, venerdì alle 20:30. In Serie C, invece, dopo la vittoria 4-2 di giovedì scorso sulla Fermana, la Reggiana affronterà sabato in trasferta l'Olbia. I Granata sono al momento primi a 77 punti, due in più dell'Entella, che è secondo e insegue. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.828 miliardi di euro.